un gol in acrobazia di Ivan Di Federico vale un successo pesantissimo. L'audace Barletta, dopo i due KO consecutivi contro Unione Calcio Biceglie e Ortanova, torna a vincere e a convincere, superando la terza forza della classe Vigor Trani. Prova gagliarda per la formazione allenata da Mister Iannone, schierata oggi con il consueto 4-4-2. Risponde la Vigor di Mister Sesto con un 4-3-3 e con Musa come principale terminale offensivo. Solo panchina per l'acciaccato Bomber Picci. Il primo sussulto è di Marca Trani all'ottavo. Conclusione a giro di Negro, palla che assume una traiettoria strana e termina sul fondo. 3 minuti dopo, girata di Dentamaro e sfera di poco alta. Nella seconda parte del primo tempo ci prova al 33esimo Negro su punizione, palla che termina fuori. Dall'altra parte, invece, Di Federico per l'audace fa le prove generali dal gol, tiro che termina sul fondo. Al 43esimo, grande occasione per l'audace. Di Federico avvia il contropiede, palla che arriva dal Brizio che calcia da buona posizione, respinge Pellegrino. All'ultimo minuto del primo tempo, episodio chiave della gara. Trani resta in 10 uomini, colpo proibito con il gomito di Campanella su Di Federico. Nella ripresa, l'audace entra in campo con decisione, desiderosa di sfruttare la superiorità numerica. Detto, fatto. Al settimo, Di Federico riceve una sponda di Albrizio, si coordina magistralmente in rovesciata e supera Pellegrino. Gol liberatorio per l'ex attaccante del Corato. Il Trani prova subito a rispondere con l'ex Fanelli, sempre in acrobazia, ma la sua conclusione termina fuori. Al 17esimo ci prova l'omuscio per l'audace, tentativo che termina sul fondo. Al 29esimo, Mister Sisto si affida a Bomber Picci, nonostante l'infortunio muscolare occorso al centravanti barese 2 settimane fa. Il pubblico locale prova a spingere i padroni di casa, ci prova Dentamaro al 30esimo su punizione, Di Candy attento. Poi lo stesso Picci, un minuto dopo, tenta la rovesciata ormai famosa, palla che termina fuori. Al 36esimo, tuttavia, dopo una punizione calciata sulla barriera, lo stesso Picci esce per infortunio. Ultimi sussulti di gara. Moretti al 40esimo cicca la conclusione, mentre Albrizio, sponda audace, non trova un raddoppio già confezionato. Dopo 8 minuti di recupero, il direttore di gara pone fine alle ostilità. Si complicano i piani playoff per il Trani, mentre la formazione barlettana conquista 3 punti preziosi per il mantenimento della categoria.